Finestre e clip, la grandezza del minimalismo. Più luce alla tua casa con le finestre e clip. E clip, finestre ecosostenibili ad alte prestazioni energetiche. Chiedi e clip al tuo serramentista di fiducia o visita EClip.it. Finestre e clip. La grandezza del minimalismo. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro. Ogni anno circa 180.000 persone decidono di destinare il 5 per 1000 ad AIL e sostenere la lotta contro leucemie, le linfomi e mieloma. Non lasciare che questa malattia spezzi i sogni di tante persone. Dona il tuo 5 per 1000 a DAIL. I fondi ottenuti sono impiegati a sostegno della ricerca e dei servizi di cura e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Eccoci amici, l'appuntamento con l'informazione di brea sul canale 89, i ponti di primavera, abbiamo già scherzato ieri su questa parola primavera, sono i ponti diciamo natalizi, perché forse neanche a dicembre abbiamo avuto momenti in cui il termometro è arrivato a 5 gradi dalle nostre parti, a 6 gradi e per giunta oggi ha anche piovuto, che poi fa anche bene. Non è che ci possiamo lamentare, però certo non sono i ponti di primavera. La gente comunque ne ha approfittato, si viaggia, questo ci fa piacere. Ieri abbiamo eh, criticato eh, le, la grande enfasi. Dell'aeroporto di Catania, che ha parlato di nuovi arrivi, e invece l'assoluto silenzio sull'aeroporto di Comiso. Qualcuno, un giorno di questi, si dovrà svegliare. Però domani è il 25 aprile. Cos'è il 25 aprile? È una giornata. Eh, particolare soprattutto quello che ho sentito in questi ultimi giorni si sono riaccese le grandi polemiche se uno è fascista, se è antifascista. Eh, quello che vuole fare eh, un, un monologo è stato proibito dalla Rai. Ma è vero o non è vero che c'entra la Meloni? Che ha detto di no, ha detto di sì. Ma il 25 aprile, è comunque il giorno che noi diciamo, è il giorno della liberazione, alla fine. Del fascismo, ma praticamente anche un po' la fine de della guerra, della seconda eh, guerra mondiale. Sono passati 79 anni, pensate un po'. E ogni anno si svolgono queste cerimonie nel, nei luoghi deputati: da noi sempre Piazza San Giovanni, il monumento ai caduti, e domani sarà la stessa cosa: ci sarà il. Eh, prefetto con tutte le autorità, le bande eccetera eccetera è una cerimonia che si ripete ogni anno l'anno scorso come vedete il tempo era splendido speriamo che domani sia una bella giornata a Ragusa in tutta la Sicilia per poter godere di questa, eh, questa festa questo 25 aprile ci sono anche molte motivazioni eh, varie per esempio c'è eh, l'intervento della CGL la CGL di Ragusa ha fatto un comunicato in cui dice noi saremo presenti, ma anche per ribadire alcune cose importanti, la libertà, la Costituzione, l'antifascismo, tutte cose che naturalmente sappiamo perfettamente, ma c'è anche un discorso interessante che è quello della, della valorizzare il lavoro e poi contro le diseguaglianze. E la, e' la guerra, quindi ok, antifascismo, tutto quello che volete, però giustamente con quello che è accaduto in questi ultimi tempi, praticamente abbiamo avuto molti, troppi morti sul lavoro, morti bianche, quelle, quelle persone che sono morte mentre svolgevano il loro lavoro a livello nazionale, ma anche in Sicilia questa battaglia della CGL è proprio affinché il lavoro... Sia reso sicuro, sia valorizzato e si possa davvero alzarsi la mattina, andarsene a lavorare senza la paura di non tornare. Quindi va benissimo eh, la retribuzione è giusta, tutto quello che volete voi, ma è molto più importante, naturalmente la salute e la sicurezza nei posti di lavoro. Questo è uno dei motivi. Che hanno spinto appunto la CGL a fare questo comunicato. L'altra cosa naturalmente, sono le guerre. E, però il problema è che le guerre spesso hanno delle interpretazioni eh, diverse. Io credo che bisognerebbe anche su questo fare delle analisi. Queste sono immagini del repertorio naturalmente, eh? non è che arriviamo prima del fatto. Eh, bisogna fare delle analisi dei punti di vista, quello che sta accadendo. Avete visto per esempio in America ci sono tutte le organizzazioni che protestano contro Israele per quello che sta facendo. Poi dall'altra parte ci sono eh, tutti quelli gli israeliani che protestano contro contro quello che stanno facendo quelli che sono, loro chiamano i ribelli di Hamas, i terroristi di Hamas. E anche la stessa cosa accade per, per l'Ucraina. L'unica cosa che possiamo dire, e questo è imprescindibile, che si stanno spendendo miliardi, miliardi su miliardi di euro, di dollari, di quello che volete voi, che se fossero stati utilizzati, in modo opportuno, cercando di intervenire su delle cose che sono più eh, vicine alle esigenze della gente, per esempio superare alcuni gap, eh, oppure eh, cercare di debellare alcune malattie come il cancro, compagnia ma quest'ora già avremmo risolto tutto, perché purtroppo la ricerca e quindi la salute si basa sui soldi se ci sono soldi e noi lo sappiamo a poco a poco si risolve tutto, ma se i soldi li usiamo e li buttiamo si buttano, perché tu fai una bomba la butti, si ammazzi le persone ma non ce l'hai più, quindi eh, sono soldi buttati, soldi persi però vinciamo la guerra, ma che guerra vinci se poi devi andare a ricostruire tutto quello che è distrutto quindi effettivamente la guerra è una cosa folle che bisogna combattere, a proposito e chiudiamo questa parte. Torniamo invece un attimo indietro a quello che ha detto la CGL, la sicurezza sul lavoro, e parliamo di ASP perché eh, c'è una notizia abbastanza eh, preoccupante per quanto riguarda l'ASP. Allora, eh, ieri si è svolto un convegno, abbiamo le foto, eh, sul nuovo sistema informativo aziendale per la prevenzione sui luoghi di lavoro, nei luoghi di lavoro. Praticamente ehm, l'unità operativa servizi informatico e transizione, il CIAP, rappresenta una innovativa piattaforma online che attraverso l'interconnessione fra le diverse banche dati permette di consultare i dati relativi alla prevenzione nei luoghi di, di lavoro nella provincia di Ragusa. Si tratta di uno strumento utile e trasparente per i cittadini, per le imprese, gli operatori sanitari, gli enti pubblici che possono trovare informazioni aggiornate e affidabili sulle tematiche della salute e della sicurezza. Avete visto il prefetto, il Questore, il comandante delle, delle forze dell'ordine, il dottor Ravalli, il direttore del servizio Massimo Iacono. Tutti questi hanno parlato di quello che serve per garantire la sicurezza nel, sui posti di lavoro attraverso l'interconnessione dei dati. Tu sai cosa succede in quell'azienda, quali sono i punti che l'azienda non riesce a, a superare e si può intervenire proprio per la sicurezza sul lavoro. Ottima iniziativa, magari ne parleremo dopo, ci faremo spiegare bene come funziona la forza da Massimo Iacolo. Però a proposito di Aspe, qual è la notizia eh, preoccupante? La notizia preoccupante è che probabilmente nei prossimi giorni non ci saranno più a Ragusa le autoambulanze con il medico a bordo. Ora allora io mi chiedo che serve un'autoambulanza senza il medico a bordo? La domanda è questa, a che serve? Perché tu chiami l'autoambulanza... Qual è la, eh, la, 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 tua, la tua speranza? È che nell'ambulanza c'è il medico che ti dice che cosa c'hai, che ti stabilizza, magari una, un infarto viene stabilizzato, viene, viene portato oppure viene sedato, viene fatto. Perché c'è il medico. Ma se ci sono bravi, tutto quello che volete voi, dei simpatici volontari, ma che possono fare? Possono anche rischiare di far male perché magari qualche dura è meglio che non lo spostiamo e questa è una notizia gravissima perché non ci sono più i medici? allora c'è una situazione che tutti sappiamo naturalmente la mancanza dei medici parte da tempo ora pare che abbiano capito che non si possono più chiudere fare i numeri chiusi questo eh, lo, hanno, lo hanno già capito però eh, pare che un paio di medici se ne siano andati da Ragusa, abbiano chiesto il trasferimento in altri posti per motivi loro, poi bisogna capire se si tratta di incompatibilità eh, locale, se si tratta di incompatibilità personale, i medici non ci sono e quindi questa eh, mancanza gravissima delle autoambulanze, così pare certo, eh, non, non è scritta sul giornale, ma... E, e sappiamo per certo che, che è così a meno che non si ci mette mano subito e si trovano delle soluzioni è gravissimo, io da cittadino sono incavolato come una bestia perché mi tocco ferro non so cosa vuol dire, tavola di ferro tocco ferro e dico ma porca miseria se capita, che succede? vengono e ti prendono ma nessuno ti può dare una mano e quelli che magari sono un po' fuori questa è una cosa gravissima, quindi chiederemo all'ASP di darci spiegazioni già dopo domani, domani noi non trasmettiamo, giorno 25, non trasmettiamo venerdì cercheremo di sapere di più su questa notizia molto, molto importante. Perché poi attenzione è sempre una questione di soldi, non, non ci sono altre è sempre soldi. I soldi sono basilari. Allora continua ad esserci questo grande dibattito sul ponte, il ponte sullo stretto, e io ve devo dire che eh, trovo davvero del, de, commenti diversi, ci sono i pontisti e gli antipontisti, gli antipontisti, anzi i pontisti dicono, certo siete cucchi perché voi dite che dura eh, 25 anni, eh, tu perché sei così perché no, no, non è possibile che si faccia in due o tre anni, perché non si può fare in due o tre anni? Non si può fare. Tutti questi soldi spesi, siete tutti dei eh, gucchi, gala, insomma perché invece non guardiamo a questo discorso del ponte con una grande, eh, con, con una speranza per il futuro, perché accorceremmo le distanze, perché diventiamo anche noi più moderni. allora io la penso in un altro modo, io sono un antipontista, ma, ma non tocca a me certamente cosa volete che conti io. Però c'è stato un incontro ieri. Noi abbiamo preso queste immagini dagli amici dell'Ital Press eh, che eh, ha sentito il presidente nazionale della CNA, non il presidente di Ragusa, il segretario della, di Ragusa, ma il presidente nazionale che rappresenta decine di migliaia di aziende. Piccole aziende, le, appunto, eh, le, le aziende artigianali, diciamo, ma che comunque è uno che conosce a fondo il sistema economico del territorio. Bene, la domanda è quella: ma tu al ponte, lei, caro Presidente, al ponte, ci crede, è una cosa intelligente. Sentiamo un minuto e mezzo. Segretario, inizio chiedendole immediatamente un tema che è molto dibattuto eh, a livello nazionale, quello del ponte sullo stretto. Quanto è importante quest'opera a livello strategico per la Sicilia? Ah, la scelta del ponte è una scelta molto importante, impattante, ha un segno prospettico estremamente significativo, però si tratta di capire, visto che è un investimento così impattante, con risorse estremamente significative, con un tempo abbastanza lungo, si tratta di capire come nei fatti la Sicilia rispetto alle carenze infrastrutturali che attualmente è sopra questa fase, perché se parliamo un'opera che avrà 10-15 anni di tempi per la realizzazione, se tutto fila nel giusto modo, ma nel frattempo i ritardi autostradale, della rete ferroviaria che la, la Sicilia già registra, Come dobbiamo fare in modo che nel frattempo si recuperi velocemente i limiti infrastrutturali che abbiamo. La Sicilia è una grande regione, ha bisogno assolutamente per essere competitiva e contribuire con il resto del Paese nella competizione globale, di avere la possibilità di essere raggiunta velocemente, sia sotto un profilo turistico sia sotto un profilo economico. Ecco, non sono io che sono un antipuntista dichiarato da sempre, forse perché ho una certa età, perché oggi, ieri dicevo, perché non riuscirò a vederlo, è chiaro, non, ce, non ci arrivo a 100 anni, insomma, quindi ci vorrei arrivare, ma non credo che sia così facile, quindi sono convinto che da noi queste cose sono un po' fantascientifiche. Però il concetto è quello, fateci prima le strade. Collegateci meglio, fateci andare a Palermo invece che in quattro ore, in due ore e mezza. Dateci un po' di treni, permetteteci di arrivare a Catania anche in treno se fosse possibile. Finiamo la Ragusa Catania, che ancora se ne deve parlare. E finiamo la possibilità di andare da Gela a, Calt a, Coso, a Caltanissetta con una strada migliore che permetterebbe anche a noi. Finiamo la Siracusa Gela. Se finissimo tutto questo è l'anello. Che fa da, da Gela fino a Trapani, cambierebbe tutto, ma nessuno ci pensa. Dobbiamo fare il ponte perché sul ponte ci sono grandi, grandi interessi, ma la politica, la politica è quella che dovrebbe decidere. Ma oggi tutti hanno la testa in un'altra cosa, che sono le eh, regionali. A proposito di eh, regionali, ma è una parte, diciamo, eh, da estrapolare, che però è una notizia che riguarda il nostro territorio. È uscito sul giornale questa notizia che l'amico eh, Nitto Rosso, benedetto Rosso, eh, è stato nominato, vedete in questo pezzetto di giornale che è stato pubblicato oggi, direttore generale alla... Provincia di Ragusa, io ricordo che sia Nitto Rosso che anche Giancarlo Migliorisi, due, due virgulti blei diciamo, hanno avuto nel passato spazi alla, alla provincia. Poi non so cosa accadde, mi pare che c'era scarso commissario, insomma ci furono delle polemiche compagnia bella. Poi quella vicenda finì. Ora, eh, complimenti a Nitto Rosso per, per essere rientrato, io gli do la una grande capacità eh, gestionale, è stato sempre un, un manager sia per la sua azienda ma anche un manager a livello di eh, struttura eh, come, come, come un ente come la provincia o come il comune e quindi complimenti, è senza dubbio un bel lavoro. E allora, eh, dicevo, la politica, la politica europea. Eh, io come al solito quando si tratta di queste cose così importanti, chiamo l'amico Pepperizio. Lui su questo ci studia e vediamo cosa sostiene pepperizio sulle europee. Vediamo. Pietro Giorgio, la merenda. C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini. Un formaggio che col suo animo raffinato rende speciale ogni occasione. Un formaggio che col suo carattere un po' piccante piace ai nostri nonni. Ragusano Dop, oggi come ieri, mette d'accordo tutti. politica nazionale dopo le elezioni che si sono svolte in Basilicata che hanno rivisto la vittoria schiacciante del candidato del, del centrodestra con un fallimento complessivo di quello che era il cosiddetto campo largo di una volta tra il PD e il Movimento 5 Stelle soprattutto è da evidenziare il flop molto forte del Movimento 5 Stelle che in Basilicata aveva una delle sue roccaforti ma oggi raggiunge a stento il 7,5% e quindi qui Conte deve fare veramente un mea culpa su determinate situazioni che ha creato in, in Basilicata e di particolare interesse è anche come tutto quel mondo che si, si rifà alla lista Calenda e anche alla lista Renzi che hanno appoggiato il candidato del centrodestra ha raccolto un bel 15% che è veramente una percentuale molto interessante per sviluppi eh, futuri. Ma ormai la politica è tutta orientata e finalizzata a quello che è l'appuntamento più importante, che è quello del 9 giugno delle elezioni europee. Al Ministero degli Interni sono stati già depositati i simboli dei partiti. E qui vi faccio vedere, per esempio, quello del movimento di De Luca che ha libertà che al suo interno ha 19 simboli di tante piccole formazioni politiche che si sono unite tutti insieme perché ricorderete come la peculiarità delle elezioni europee è che è un sistema elettorale proporzionale dove vi è una soglia di sbarramento molto ampia che è quella del 4%. Ecco perché molte formazioni politiche hanno deciso di eh, creare dei rassemblamenti proprio per cercare di raggiungere questa soglia di disbarramento. Le liste verranno presentate, la scadenza è il primo di, eh, di maggio, però le più importanti ormai sono già quelle fatte. Basti pensare per esempio a quella importante per, di, di Forza Italia, in Sicilia, che vede sì il capolista Tajani, il segretario nazionale, ma è capolista in tutte le circoscrizioni: ed è una lista che presenta i nomi di sostanza, perché vi sono due assessori regionali, Falcone e Tamaio. Vi è anche il mm, Chinnici, uscente che veniva dal PD. che Fra le altre cose, Chin la Chinnici è il cavallo su cui ha puntato anche il movimento per l'autonomia di Lombardo, infatti nel volantino che già è in giro quello della Grimici proprio si vede per le autonomie, quindi a individuare benissimo che è un candidato che si rifà allo schieramento di Lombardo e ancora ehm, vi è il problema poi della democrazia cristiana di Cuffaro che deve capire eh, se appunto eh, appoggiare eh, qualcuno sempre all'interno della lista di Forza Italia o eh, vedere di, eh, un altro cavallo di, su cui puntare le fish e questo lo scopriremo a, a breve perché però eh, Cuffaro ha detto che la democrazia cristiana sarà presente in Europa. dovremmo capire eh, come perché anche Cuffaro ha la necessità di uh, trovare un punto di appoggio per cercare di eh, perché la soglia di sbarramento è quella del 4% a livello nazionale che non raggiunge perché il uh, movimento della democrazia cristiana di Cuffaro è molto radicato solamente in, in Sicilia quindi dicevamo la lista del, di Forza Italia è molto forte la Lega ha una peculiarità perché ha um, scelto di fare un accordo con l'Udc e qui è è anche la eh, novità che eh, Minardo ha lasciato oh, la Lega come gruppo e insieme al segretario nazionale del, dell'Udc Cesa hanno, è andato nel gruppo misto. Questo per un discorso politico di lungo respiro che è quello di cercare di creare una casa comune per il, il centro, cosa che invece sta facendo con molta più costrutto Forza, e Forza Italia perché. Forza Italia, ho scordato a dirvi che al suo interno ha anche eh, noi, con, noi moderati del movimento quello di, di lupi a livello nazionale e quindi candiderà anche il segretario regionale di, eh, di, noi, di noi moderati che è l'avvocato dell'utri a Caltanissetta. La lista di Fratelli d'Italia è quasi fatta, però si aspetta l'ufficialità perché si capi, dovremmo capire se il Premier la, Giorgia Meloni sarà candidata in tutte le circoscrizioni. E di particolare interesse è in, in questo quadro quella la lista delle PD, soprattutto per quanto riguarda le isole. Perché Avete forse sentito di questo tentativo della Sline di mettere il nome della Sline nel simbolo del Partito Democratico, però qui eh, si è veramente rischiato molto all'interno del PD per questa decisione della Sline, Prodi non era d'accordo, molta parte del partito non era d'accordo e la Sline ha capito che non era un momento di forzare la mano su questa scelta e allora ha ritirato questa proposta. neanche eh, la proposta e la sua candidatura eh, è un qualcosa che ha spaccato il partito. Però ad oggi noi abbiamo che la linea, per quanto riguarda per esempio la circoscrizione, del, eh, che ci riguarda quella che è delle isole, quindi Sicilia e Sardegna è capolista in questa circoscrizione. E secondo in, in, nella lista delle PD è Antonio Nicita che è eh, un senatore mh, di origine siracusana ma vive a Roma. Perché vi dico questo? Perché eh, questo è un ragionamento molto interessante che si potrebbe sviluppare. Se l'appunto eh, il secondo è Nicita ed è appoggiato da stragrande maggioranza del, del partito, con molta probabilità questo Nicita potrebbe passare dal Senato a Bruxelles. A questo punto si libera un posto per il Senato e questo posto è un qualcosa che eh, riguarda molto da vicino la nostra provincia, perché la prima dei non eletti al Senato in Sicilia è, è, è Agata Iagono, che è appunto mh, di Giarradana, perché è la moglie del segretario provinciale del Partito Democratico, Giacquinta. E qui eh, questo questo scenario che così si potrebbe appunto prefigurare ha fatto un po' arrabbiare a quanto abbiamo mh, sentito in, in giro alcuni eh, del Partito Democratico del, eh, della, nostra, della nostra città, soprattutto il segretario cittadino che addirittura paventa l'ipotesi di non andare giorno 2 all'apertura della campagna elettorale che ci sarà al circolo Feliciano Rossitto, proprio eh, in cui il Nello Di Pasquale insieme a Giaquinta e agli altri maggiorani del partito eh, daranno il via alla vera e propria campagna elettorale per il partito Democratico, Quindi, come vedete questo scenario che per certi versi è favorevole alla nostra, alla nostra provincia però ha poi come conseguenza che il segretario comunale del Partito Democratico è un po' arrabbiato per usare un eufemismo perché si è visto ancora una volta forse un po' scavalcato da questa situazione. Ecco che eh, le ultime limature eh, avranno appunto eh, a breve e quindi poi seguiremo eh, tutta la campagna elettorale per le europee, perché la campagna elettorale delle europee, i risultati soprattutto saranno di fondamentale importanza a cascata per tutta una serie di eh, situazioni sia a livello nazionale ma anche a livello regionale, perché non scordiamoci che subito dopo le elezioni europee vi sarà quel rimpasto di giunta a livello regionale che Schifani deve per forza affrontare, sia perché deve rimettere un nuovo assessore all'agricoltura all e soprattutto tenere presente anche quelli che saranno i rapporti di forza sicuramente modificati dalle risultati delle europee. Tutto questo lo vedremo nel corso dei prossimo, del prossimo mese. Per ora vi auguro un buon 25 aprile e alla prossima puntata. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte. Tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Alla fattoria delle milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari. Tutte le informazioni a info-sisagro.it dona Il tuo 5 per 1000 al centro risvegli Ibleo Onlus. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un importante progetto per la nostra provincia. Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai bisogni delle famiglie che vivono il problema di parenti in coma o in stato di minima coscienza. Scrivi nella tua dichiarazione il codice fiscale 9203 60 887 Grazie Peppelizio, però alcune cose sono interessanti. Questa storia della polemica all'interno del PD non è male, è polemica, insomma. No, non c'è nulla di, di particolarmente preoccupante eh, da una parte è probabile che ci potremmo trovare un nuovo senatore che almeno è della nostra provincia considerando che Nicita non l'abbiamo visto mai perché sì è stato eletto qua ma io stavo a Roma quindi il fatto di avere una senatrice che è più o meno e dalle nostre parti può essere positivo, ma il verità è che a noi servono persone che abbiano esperienza nella politica, che sappiano come muoversi, perché i nostri problemi sono problemi seri. E vi faccio vedere di che cosa parliamo. Torniamo alla polemica degli allevatori e degli agricoltori, quella di ieri. Ieri abbiamo sentito una parte delle interviste e tutti quanti hanno fatto riferimento ai sindaci, i sindaci che si sono messi davanti con le strisce, sono andate con le strisce tricolori, sono andate a Palermo, sono andati a Roma, fa... ma poi non hanno fatto assolutamente nulla, cioè non è stato concluso nulla, non c'è un comitato di sindaci che fa pressione per dire ai nostri agricoltori vogliono questo, tutto questo naturalmente non è stato fatto ed è chiaro che gli agricoltori continuano ad avere il sangue avvelenato perché loro lavorano producono sotto i piccoli, i piccoli, perché magari quelli grandi hanno i loro spazi, ma i piccoli piccoli allevamenti, i piccoli campi, loro lavorano, portano la merce a chi devono portarla, però poi sia la grande distribuzione, che, ah, non gli danno i, i risultati. Il pomodoro è sceso a 30-40 centesimi, ma poi noi lo compriamo a 3-4 euro. Questa differenza lo dovremmo chiedere alle grandi... Eh, le grandi società di distribuzione che sono qui da noi, questa differenza come viene utilizzata? Cioè, la mettiamo da parte per dopo? Allora, i problemi sono tanti e non sono solo naturalmente di Ragusa. Ieri mi avevo detto che. C'era anche una rappresentanza di allevatori agricoltori che vengono da altre zone della Sicilia, in particolare in questo caso da Catena Nuova. Vediamo cosa dice questo allevatore, questo imprenditore agricolo che è veramente arrabbiato. Sentiamo. Io sono di Catena Nuova e rappresento nella provincia di Enna. Abbiamo un presidio a Val Guarnera. Che anche al momento, al no? momento sì, e stiamo formando già, siamo al momento dell'atto, un comitato, un comitato di agrozootecnici, abbiamo l'avvocato e il commercialista e stiamo lottando per i diritti nostri che siamo abbandonati, mamma regioni, dei nostri sindaci. Perché i sindaci fanno orecchio da mercante, non vogliamo essere la ruota di scorta. Noi siamo quelli che portiamo il benessere sulle tavole, noi siamo quelli che abbiamo dato per una vita il sostegno al mondo e oggi la Sicilia a tutti i reparti. Se prendiamo questa zona è la Parma, la Parma latte del sud, che qui veramente si produce il latte, la nostra zona è quella delle arance, è quella del granaio dei romani allora non vogliamo andare alla farina sintetica o al, o al latte sintetico o puramente alla carne, alla carne fatta di, 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 di queste porcherie. Noi abbiamo i nostri prodotti per tutto il mondo che ci conosce e così via, portare avanti. Vogliamo che la regione ci accetti subito un contributo perché ogni azienda vuole essere dimezzata. Per poter pagare i capi di bestiame, per andare a trovare un sostegno liquido. Vogliamo che, hanno promesso di mettere un, un, un supporto agli agricoltori, agli allevatori, subito di dare a mangiare e pagamento di questi mancini fieni, erba che non c'è. Abbiamo di e laghi vuoti, tutte, urne e così via. Siamo punti del dissalatore del mare, non possiamo avere più la possibilità di vivere, noi vogliamo essere considerati perché l'agricoltura senza zootecnia è come un uomo senza cuore e questo lo devono capire. Il 13 di marzo abbiamo fatto un incontro che l'ho programmato io tramite altre onorevoli e ho avuto l'incontro con, con tutta l'Assemblea regionale, maggioranza e minoranza si sono messi a disposizione e dare una risposta a metà aprile che è passato, oggi siamo al 23 aprile 2024. Ci dispiace, Ci dispiace perché loro forse hanno dei problemi, anche per l'assenza dell'assessore dell San Martino, ma già l'hanno rinnovato, devono pensare che l'agricoltura non è... Un, un, gioco, un gioco da ridere. L'agricoltura è la realtà e il lavoro. I nostri figli non possono abbracciare le nostre aziende, sacrifici di un secolo di vita e oggi vanno all'estero a cercare fortuna e le famiglie sono tutte disunite. Noi vogliamo essere in grado di poter portare avanti le nostre famiglie, la nostra agricoltura, i nostri debiti che abbiamo fatto per comprare i mezzi e dobbiamo pagarli ma loro devono dare la possibilità che dobbiamo vivere se ci hanno minacciato perché il DURC non l'abbiamo pagato c'è un motivo, prima dobbiamo mangiare i figli e poi paghiamo il DURC allora dateci la possibilità di poter vivere e noi vi paghiamo come vi abbiamo pagato sempre, e non dimenticate che siamo la categoria che facciamo cambiare il mondo perché noi, oltre il 50%, siamo quelli che diamo i, i contributi allo Stato, invece tutti gli altri se li mangiano i e non sono in grado neanche di dare un'agevolata una, un pensione. Si figuri, queste sono le cose veramente che non si possono accettare. Allora, governo nazionale, governo europeo in particolare. Sindaci, svegliatevi, noi siamo qua, non ci fermiamo a oltre 100 giorni, notte e giorno di sacrifici, cercate di darci la possibilità perché le fasce che vi abbiamo dato ve le toglieremo noi, che siamo la quantità. Viva l'agricoltura, viva la zootecnia e speriamo che questi onorevoli signori dall'alto in basso, dall'Europa alla Sicilia ci possano ascoltare. Grazie. Il problema dunque è comune eh, in tutta la Sicilia e quello che dice questo simpatico eh, imprenditore agricolo di Catera è che c'è la paura per il futuro anche dei propri figli. Lo abbiamo già detto: i propri figli, gente che magari ha investito tanto nella terra nell'attrezzatura sapete quanto costano queste macchine c'era lì una che serve a trebbiare una trebbiatrice una bestia alta praticamente quanto un palazzo di, di due piani bene questa roba costa 200 300 mila euro come si fa? sì ci sono i contributi allora quello che è importante come dicevo io è che ci dovrebbe essere, ci dovrebbe essere dei politici in grado di guidare a, a Bruxelles, ma anche da noi, perché 3-4 deputati, 4 senatori messi insieme potrebbero anche ottenere qualcosa di importante, quindi noi sosteniamo, degli, noi sosteniamo la battaglia degli allevatori, ma credo che dovrebbero fare qualcosa di più eclatante, non voglio incitare a fare nulla di, di particolare ma qualcosa di più eclatante perché la conferenza stampa in un angolo di via Viale del Fante secondo me lascia il tempo che trova bisogna fare qualcosa di più se si vuole che ci sia interesse da parte di tutti allora ehm, il senatore Sallemi e parliamo appunto di senatore ci fa sapere che eh, ha ottenuto in qualche modo uno stanziamento economico di un milione e passa per il carcere di Ragusa. Perché questa questione delle carceri è di una gravità incredibile. Ora se noi eh, volessimo essere più coscienti e mettere insieme tutti i punti negativi che ha questo paese, guardate che uno dovrebbe dire ma io domani me ne vado. Perché non c'è una cosa che funziona. Sì, siamo noi distruttivi, siamo Menagram o qua là, però se vuoi, le carceri, non ne dobbiamo neanche parlare. Quello che è accaduto, oltretutto. Poi perché accadono queste cose? Perché non c'è la possibilità di, di eh, far cambiare. Eh, ieri c'è stata quella... Quella aggressione, ennesima aggressione ad un, eh, ad un operatore della sanità, la persona che l'ha fatta è stata identificata e è stata rimessa in libertà. Quindi le cose, eh, è normale, non si arriverà mai a fare quello che dovrebbe fare il carcere educare per il futuro perché i carceri sono quelli che sono sono posti invivibili e se noi elenchiamo tutto dai trasporti alle carceri al tutto quanto sarebbe un paese da andare via insomma me meglio non starci in Italia questa è la realtà comunque grazie al senatore a proposito di vittoria questa è una notizia vabbè, normale capita ogni anno allora vittoria compie quest'anno la città di Vittoria, 417 anni, perché sono di quelle città che nascono con una data di nascita precisa, che dipende da, una, da un documento, un documento che in questo caso è quello che eh, permette alla contessa come si chiama lei Vittoria Colonna eh, Vittoria Colonna e Cabrera, che era vedova gli era morto. Il marito Luigi Almirante di Castiglia, e lei era il conte di Modica, la contessa si, tro si trovò a fronteggiare gravi difficoltà economiche provocate dalle spese di rappresentanze in consulte no, con Luigi III che si era dato eh, nella, nella circostanza del matrimonio, va bene, è inutile che vi spiegate tutta la questione, allora chiedeva al re un qualcosa da fare, no? come capita oggi, uno va dal deputato e dice ma che mi deve fare qualcosa e questo gli diede praticamente la possibilità di realizzare un nuovo insediamento in una zona precisa che era quella di Bosco Piano dove c'erano altre famiglie come i baroni di che vivevano dal 1583, allora come dice la leggenda, ma è vero, eh, la città fu fondata, divenne subito una università, una città perché non vuol dire università, Universitas di Vittoria. Il nome era a suo a ricordo appunto imperituro della fondatrice e oggi Vittoria è quella che è una gran bella città, ha quasi 60.000 abitanti, fulcro dell'economia del territorio e anche lei però soffre di alcuni problemi, lasciamo stare la salute, diciamo la sicurezza e compagnia bella. C'è una cosa interessante che un consulente del sindaco di Vittoria ha presentato un piano per la rinascita del commercio nel centro della città questo mi sembra un fatto molto interessante a proposito dopo il nostro telegiornale nello spazio di Turi Udice, nel programma che si chiama Senti chi parla sarà ospite Elio Guastella che è il presidente del centro commerciale naturale Tre Ponti non quello di Ibla ma quello di Ragusa Superiore e quindi anche lì c'è un tentativo di sviluppare una nuova economia nel centro storico Qui c'è un progetto che dice praticamente sono piani urbanistici la possibilità di implementare misure per il riconoscimento dell'economia di prossimità che svolgono anche il ruolo di aggregatore sociale. Sappiamo che ci sono i grandi centri commerciali che purtroppo eh, hanno tolto, ma è anche normale, un po' come la vendita online, ormai non se ne. È, non se ne può fare a meno. Però bisogna studiare qualcosa che permetta all'intera popolazione di uscire, di farsi una passeggiata, di andare nei negozi. Quello bisogna farlo, magari aiutando, incentivando eh, chi ha un locale sul posto eh, perché gli affitti sono molto alti, dando delle altre incentivazioni e quindi Vittoria ha presentato insieme a Confcommercio un progetto per la rinascita del centro storico dal punto di vista commerciale. Auguri comunque alla città di Vittoria che compie appunto 417 anni oggi. Cambiamo argomento e parliamo di alimentazione perché l'alimentazione, eh, come tutti sanno, eh, fa parte ormai della nostra vita. Forse l'unica cosa dove noi non ci fermiamo nelle spese, magari riduciamo la sanità. Ma mi devo fare sta visita, non me la Mi devo fare assastare con 80 euro! Però, quando si tratta di mangiare, noi siamo assolutamente, come si vede, basta andare nei, nei, nei nostri centri commerciali, ma eh, soprattutto nei, nei negozi, e ce ne sono alcuni che sono delle boutique dove i costi sono paurosi, però la gente ci va lo stesso, la gente ci va lo stesso perché zia Mai, che fa? Non c'è su, sul tavolo eh, le, cose, le cose migliori. Allora che cosa accade? Accade che però purtroppo si sbaglia nell'alimentazione, sia in modo esagerando con il cibo, sia anche non mangiando perché c'è paura. Di ingrassare la famosa anoressia, la bulimia, disturbi alimentari. Se ne è parlato eh, domenica, sabato mattina a Ragusa Ibla, in questo incontro dedicato proprio a questo problema, e si è capito che il problema principale dipende proprio dalla psiche, cioè sono disturbi alimentari che dipendono dalla, da, da come si affronta il problema cibo e come lo si vede dal punto di vista alimentare. Della psicologia. Allora abbiamo intervistato il professore Mendolicchio, che è un esperto, è un pugliese, è un esperto di queste cose. Due parole per spiegarci cosa ne pensa lui in questo campo. Vediamo. Sono assolutamente una cosa seria, sono un problema di sanità pubblica molto attuale. Da uomo del sud sono felicissimo di essere qui a Ragusa, ospiti di colleghi dell'ASP, per affrontare questo tema e per capire come iniziare un percorso insieme per dare le risposte a tutti quei ragazzi e quelle ragazze e alle famiglie che ospitano questo disturbo. Sono disturbi di natura psicologica, psichiatrica, che poi si aggravano perché ci sono dei fattori sociali che in qualche modo purtroppo determinano questa sofferenza. La pandemia è stato un evento che ha implementato e aumentato tantissimo questi disturbi. Il fatto che questi ragazzi non hanno più potuto andare a scuola col gruppo dei pari, fare attività fisica, ha alterato il loro modo di mangiare, ha alterato le loro emozioni e questo ha prodotto l'anoressia e la bulimia in tantissimi dei ragazzi che adesso purtroppo portano questo tipo di disturbi. Turbo. Quindi bisogna essere pronti sul territorio come sta facendo l'ASP di Ragusa, a creare dei servizi specifici, sensibilizzare l'opinione pubblica, creare degli ambulatori specifici per questo tipo di problematica, essere presenti sul territorio e devo dire quello che noi abbiamo fatto oggi è un primo passaggio fondamentale che ci permette di dire a tutti i ragazzi e le ragazze, le famiglie che hanno questo tipo di problematica, noi ci siamo. Sono malattie complesse che hanno bisogno di risposte complesse, non bisogna mai dimenticare che in Italia muoiono. Sono circa 5.000 persone per questo tipo di disturbo, ci sono più di 5 milioni di italiani che ne patiscono. Sono malattie complesse che hanno bisogno di attenzione e di risorse per trovare delle risposte che devono essere quelle opportune per evitare che queste patologie appunto, facciano questi numeri così drammatici. Sì, sono spesso problemi appunto, che dipendono dalla psiche. E dalla psicologia. Allora eh, chiudiamo il nostro telegiornale. Ci sarà Gianni Papa con Giovanni Di Stefano che parlano di una cosa molto interessante di Gesualdo Bufalino con delle foto bellissime di eh, Giuseppe Leone scomparso re recentissimamente. Quindi è un'occasione per parlare e ricordare anche i due maestri. Però voglio chiudere con queste immagini che eh, ci sono appena arrivate, queste sono immagini di Monte Cammarata. Monte Cammarata è praticamente fra Ragusa ed Agrigento, è il posto dove ci sono i nostri ripetitori e come vedete ha nevicato. <ride> e quindi siamo al 25 di aprile, e ha nevicato in Sicilia e in molte parti, a Ragusa fa freddo come ho già detto in precedenza, però a quanto dicono già domani le situazioni, la situazione dovrebbe cambiare soprattutto per quanto riguarda la zona, diciamo... Eh, centro verso orientale eh, mentre il vento continuerà a soffiare forte su tutta la costa del canale di Sicilia. Vabbè, insomma, magari potete fare una piccola scabbagnata con la giacca a vento, perché no? Vi lascio con Giovanni di Stefano e Gianni Papa, grazie per l'attenzione, buon 25 aprile, noi ci vediamo poi venerdì, saluti. Questa sera li abbiamo dopo non molto tempo, ma è frequente la presenza del professor Giovanni Di Stefano qui da noi perché talvolta non parliamo di, o almeno non parliamo soprattutto di orcologia, non parliamo di scoperte, non parliamo di Cartagine, parliamo di una lezione magistralis che l'ho tenuto di recente a Tor Vergata a Roma, su un, chiaramente su uno dei vanti della nostra terra. Che Gesualdo Bufalino e su un altro vanto che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno che Giovanni Leone. Allora, Giovanni, a, a cosa è stata dovuta questa tua questo invito che ti hanno fatto? Eh, presso l'Università di Roma Torbergato, dove ho anche un insegnamento, ma nell'ambito archeologico, è istituito un dottorato di ricerca nazionale in patrimonio, patrimonio culturale. Nell'ambito di questo dottorato il professore Fidanza, che è il direttore del dottorato, aveva da tempo eh, avuto eh, notizia di un volume che avevamo pubblicato eh, in occasione dei 100 anni della nascita di Gesualdo. Quindi in che periodo? 20, nel 2000, 2020. 2020. Il volume era eh, a due mani, io per la parte diciamo scritta è e Peppino, Peppino, Leone. Peppino Leone per la parte fotografica. Questo volume. Scusami, intanto Lorenzo man mano fai fa andare avanti le foto. Vediamo prego. tra l'altro una delle immagini che eh, si è riferisce proprio alla copertina e questo è appunto il professore eh, il maestro Gesualdo Bufalino proprio negli scavi di Camarina. Il volume è edito da eh, Arte Insieme di, di Comiso ha avuto un grande successo, era stato già presentato sia qui, ricordo al Castello di Donna Fugata, ma anche a Firenze, tuttavia ha riscosso l'interesse da, da parte del professore Fidanza, dei suoi collaboratori, proprio per questo intreccio fra... Eh, direi la letteratura eh, fra uno dei più noti, lo possiamo dire, interpreti della letteratura del Novecento italiano, e l'archeologia e l'antichità, in questo oh, a cui si è aggiunto la classe, l'abilità di fotografo di, di Emilio Leone, tra l'altro. Eh, Peppino Leone, sappiamo, è stato uh, il fotografo degli scrittori siciliani, il certo. fotografo che ha veramente incarnato l'anima la, uh, de, della letteratura siciliana. Basti eh, pensare che, che foto spettacolare. Questa è Spetta la voce dell'Erminio, credo. Questa è la voce dell'Ippari. Ah, La foce Lippare, perché il volume è dedicato appunto ah, a Camarina certo. e dintorni. Beh, sì. allora. Peppino Leone era appunto amico di Sciascia, eh, di Bufalino, di Camilleri, di Consolo. Cioè, di Consolo. Di e dunque eh, è stata l'occasione per eh, continuare a riflettere eh, su questo legame appunto fra Gesualdo Bufalino e l'antichità nel caso specifico è l'archeologia, nel caso specifico appunto Camarina. Ed è stata anche l'occasione per rievocare i miei incontri con il professore Bufalino che risalgono alla metà-fine degli anni 70, quando ancora il professore Era Bufalino... Era il professore Bufalino, non lo scrittore famoso Bufalino. Infatti, scoperto poi da Elvira Sellerio con diceria dell'Untore. Dunque in occasione di, questa, di questo seminario appunto svoltosi all'Università di Roma Tor Vergata abbiamo avuto l'occasione intanto di ricordare il maestro Peppino Leone scomparso soltanto da 7-8 giorni e il, appunto il rapporto fra Bufalino e l'archeologia. Ecco scusami, il rapporto fra Bufalino e l'archeologia, tu che, che ha che a Camarina sei stato per moltissimo tempo direttore, sei stato una delle anime che l'ha portato ad essere dov'è. Qual era questo suo rapporto con la, con la Camarina, tra l'altro in un momento in cui stava crescendo come l'interesse per Camarina? E l'incontro o gli incontri avvengono, avvengono appunto nella fattoria che poi si stava trasformando e diventando l'antiquarium, il museo regionale. Questi incontri avvengono appunto a eh, metà fine anni 70, grazie al fatto che il professore Bufalino eh, accompagnava il eh, primo direttore dei beni culturali, il dottore Alberto Bombace, Comesano tra l'altro, quando veniva appunto a visitare gli scavi. Cosa ma allora c'erano scavi a Camarina? C'erano degli scavi si stava costruendo il museo, dunque okay. era, un momento, era un momento... Quindi veramente... erano proprio qua, agli inizi di Camarina. Eh sì, beh. non come città, ma come, come, come apparato museale. Certo, era un momento di grande effervescenza, ecco scavi, eh, l'apparato museale, eccetera. E in quegli anni il, appunto, il professore Bufalino veniva a Camarina e diciamo che mi veniva un po' affidato per eh, visitare la città. Ovviamente eh, il professore, seppur io molto giovane e eh, molte cose non li, non li riuscivo a comprendere pienamente, in quegli anni il professore Bufalino era ah assolutamente un personaggio... Certo, la sua che conoscenza anche del mondo classico, classico dimostrava subito appunto, eh, intanto la sua... Eh, suo afflato verso la letteratura francese, recitava a memoria. Mi pare di... che lui era professore di francese, non fate ragione. La... Era professore di, no, di, di italiano, e, e, ma. Ma, ma lui era il è stato traduttore anche dal francese, per esempio. Sì, come no, è grande, è appassionato di letteratura francese, ha tradotto dal Sì, Ma io ti devo chiedere una cosa, francese. in questa sua dimostrata passione per il mondo classico. Era una passione generale o c'era proprio qualche particolare aggancio a Camarina. E infatti, lui era, come ti dicevo, recitava a memoria i versi di André Chenier, ah. questo poeta francese, ghigliottinato, morto a 32 anni, il quale aveva composto una elegia, La giovane Tarantina, una giovane bellissima che partita da Taranto veniva a Camarina a trovare il suo innamorato. Dunque, che e allora era, era un viaggio era un viaggio, <ride> e, un viaggio che non riuscì a compiere perché per un naufragio la giovane Tarantina muore e il professore eh, Bufalino conosceva benissimo questa elegia perché era legata e la, a Camarino e, 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 e la recitava la recitava affacciandosi dal belvedere del Tempio ma il professore Bufalino recitava a memoria i Passi dell'Eneide di Virgilio eh, quando eh, Enea descrive il suo viaggio eh, a Attorno, attorno alla Sicilia e prima di arrivare a Cartagine e vede Camarina da lontano, dal mare, la vede da lontano è un racconto che Enea fa poi a Didone, la regina di Cartagine la quale sentendo questo, eh, questo sentendo racconto questo, era piange, meglio che lo affascinava un, po, me, lo un eh, po' meno per sì, lei eh, però eh beh, sappiamo poi Succede. Enea succede, eh. Enea fa innamorare eh beh, Enea, Didone, eh, ma poi la fugge, fugge da Cartagine, lasciando la regina che si immola, eh, che si immola per amore di, di Enea. Enea era il belloccio che arrivava eh, da fuori, cosa vuoi. Eh, e quindi il professore Bufalino conosceva anche, ovviamente, Pindaro, conosceva, conosceva uh, Tucidide, uh, la storia di Camarina. E questa storia lui la scrisse in un'introduzione che ci regalò a me e a Peppino Leone per un volume edito nel 1985, La regione camarinese in età romana. Ecco, questo pezzo che scrive... Ecco, questo è, ha fatto parte della lezione. Della lezione sì, ed è, è stato inserito nel volume che pubblicammo nel 2000. Perfetto. Curiosità personale. Di eh, allievi del corso... Studenti, come hanno recepito questo discorso di Bufalino? Ma eh, ovviamente con grandissima curiosità, grande curiosità perché è uno degli aspetti veramente poco noti eh, certo. di, eh, del maestro Bufalino. E eh, tu giustamente poco fa mi dicevi ci sono degli episodi in particolare legati al personaggio e al luogo e al sito... Sì. Abbiamo ancora due minuti. Ci sono due, eh, due straordinari episodi che poi eh, sono episodi che mi vedono in qualche modo coinvolto come testimone. Lui mi chiede di vedere la foce del fiume Ippari. Che è quella che abbiamo visto poco sì. fa. E poi mi chiede di vedere l'aria dell'antica palude di Camarina. Io lo portai con la mia vecchia 500 di allora... A vedere la foce impaludata e lui scrive Al fiume, edito in le Museo d'Ombre nel 1981. Eh. E poi scrive I dintorni di Camarina, è un'esplosione cromatica, dove, dove, dove le, le, i colori di Camarina, che sono questi che vediamo nelle splendide immagini di Peppino Leone, i colori di Camarina sono magnificati, perfetto. Giovanni, mi fa molto piacere, siamo all'ultimo minuto, mi fa molto piacere che sia stata, che grazie a te in quanto professore universitario ti sia stata data l'occasione di parlare di una delle nostre, di uno dei nostri vanti. Ovviamente il discorso si è allargato al nostro territorio, si è allargato anche un posto. Per il quale so quanto ti sei speso, so quanto hai tenuto, io posso dire che io stesso avrò fatto un centinaio di interviste su, su quello che riguarda Camarina e penso, e l'ho sempre detto, continuerò a dirlo sempre: eh, più, più di un articolo l'ho fatto iniziare con la frase Oi te oi es men, gli dei sono ancora qui sì. Sì, sì. e ne sono profondamente convinto perché certe sere d'estate, credetemi. Voi la potete pensare come volete, ma secondo me sia Dioniso sia Eracle sia Zeus, poi Qualcuno c'è, qualcosa si sente e non c'è niente da fare. Complimenti Grazie. e mi auguro che questa possa essere ripresa in qualche occasione, in qualche conversazione qui nella nostra zona. Grazie, Grazie Giovanni Di Stefano, Grazie. buonasera a tutti.